Ciao a tutti e benvenuti a Pescara. Oggi ho dimenticato il microfono, quindi la voce sarà un po' quel che sarà. Siamo alla stazione centrale di Pescara. Sono venuto a Pescara perché era l'unica città a basso prezzo prenotabile in così all'ultimo momento, e quindi eccoci qua, vediamo questa bellissima città. Città natale di Gabriele D'Annunzio, uno dei più odiati poeti che si studiavano a scuola. Questa è la polizia municipale, molto strano come edificio. E niente, dirigiamoci verso la città. Immaginate il mio sgomento quando ho scoperto di aver lasciato la media mod a casa. Stavo montando il microfono e tutto, poi ho dimenticato la media mod. Quindi audio GoPro free, che non è mai il massimo. Però siamo sul centro di Pescara, questa è una stradina quasi pedonale. Allora, lì c'è una cattedrale che però è chiusa. Proviamoci. Qui una bellissima cattedrale, spettacolo. E qui Templari Cattolici d'Italia. Strano, strano. Andiamo a Piazza della Rinascita. Allora, siamo a Piazza della Rinascita, che insomma sì, è una piazza così così. Una piazza grande, ma nulla di che fare. Ho visto di meglio. Non c'è niente di speciale. Se questa è la piazza migliore della città, sarà una delusione. Si va al mare. Veramente queste colonne tipiche romane, ma anche no. E questa è la famosa nave di Cascella. Certo, per chiamarla nave ci vuole un po' di fantasia. Però carina, dai. Ed ecco il mare, adesso ci andiamo. La nave di Cascella da un'altra prospettiva. Sulla spiaggia. Allora, se vado di qua finisco la passante. Andiamo di qua. Tutti al mare. Allora, non c'è una strada che ti porta fino a lì, ci mettiamo dritti. C'è gente che fa il bagno. Gente che fa il bagno. Occhi temerari, ma ci sono. Tutti al mare, tutti al mare. Eccoci qua. Entrerei anche in acqua così quasi. Ecco qua. Quello che parla di lavoro, che viene l'atmosfera di mare. Tutti al mare. Cavolo, saperlo, portavo il costume, facevo pazzia. Di fare il bagno, o quantomeno la stuoia. Non mi sentivo. Comunque mi devo trovare da mangiare in un posto non troppo caro. Ma che bel palo in mezzo al mare. Veramente suggestivo, è molto il vecchio mare, non c'entra un cacchio, ma però c'è stato di me qualcosa di non intelligente come il mio consueto. Un po' di alghe, eh? Però questo è il periodo migliore per andare al mare, non c'è nessuno. La spiaggia è mia. Andiamo verso la civiltà, andiamo a vedere una chiesa, mi sa che è chiusa, quindi da fuori. Guardate il lungo, lungo mare, larghissimo, da farci i chilometri. È vero, un bel posto di mare. A due passi di Ryanair, proprio. Sono un'ora di volo da Milano. Peccato che ci metti un'ora ad arrivare in aeroporto, da centrale.
poi devi uscire anche un'oretta prima, quindi tre ore, quindi non scherziamo. Il viaggio diventa di 6 ore andata e ritorno. La chiesa di Sant'Antonio da Padova, famosissima proprio. Proverò ad entrare, non so se è aperta. Da fuori è carina. Porta imponente, porta 1. Chiuso. E quindi niente. Credo che ci sia un passaggio dietro. Forse è chiuso. Va bene. L'ingresso della chiesa di Sant'Antonio di Padova cita Dio ti ama. E io aggiungerei, ma non ti fa entrare. E va bene, andiamo a fare un altro giro. Guardate che spettacolo sta fiesta. E via. Vediamo le vie meno note di Pescara. Così poco note che non so dove sono. Ma che bello è l'elefante. Andiamo avanti. Tipiche strade pescheresi, anche se non ci sono pescatori. Ho fatto un fuoripista per vedere il potentissimo ponte Ennio Flaiano. È in mezzo a una specie di autostrada, un casino allucinante. Tutto sto casino e poi non c'è neanche un posto dove camminare per fare sto cavolo di foto, video. Questo qua la sera deve essere carino con tutte le luci e tutto. Accontentiamoci di inquadrarlo così. Ecco qui il ponte in tutto il suo splendore e in tutto il suo traffico. Non so se lo stai guardando bene, spero di sì. Andiamo. Stiamo andando a vedere la casa di D'Annunzio da fuori, perché non è che mi interessi molto il museo. Se era noioso a scuola, figuriamoci adesso. Carini quei palazzi da qui. Facciamo così. Ho alzato la telecamera. Non è male, Pescara. Dentro le spine. Che se c'è la musica che dentro di te devo pensare. Allora, qui abbiamo il monumento ai caduti. Anche se sono seduti. Bello il palazzo rosino dietro. Eccoci davanti alla famosa cattedrale di San Cetteo, strano nome. Proviamo ad entrare, non so se si riesce a inquadrare tutto perché è abbastanza vicino, però è carina. Eccolo qua, sono inceppato. Proviamo a entrare. Rischio di monetizzazione, immagini forti, attenzione, attenzione, immagini forti. Bello a questo punto, sembra il frutto dell'Eden, roba da Assassin's Creed, usciamo, e la chiesa comunque, ci sta dentro. Eccoci qua, davanti alla casa di Gabriele D'Annunzio. È diventata un museo e rigorosamente chiusa. La scritta. Vediamo cosa c'è scritto. Non piangerai più, torni, il diletto figlio, e la tua casa è stanco di mentire, vieni, usciamo, a tempo di rifugio. Non so neanche leggere, vabbè, comunque. Questo è come dentro, non lo vedrete, anche se fosse aperto 4 ore non ce le lascio, perché a parte che era anche fascista, se non ricordo male, la cosa peggiore è che era un scrittore, poeta, che cacchio è, noiosissimo, che si studia a scuola, quindi già per questo va condannato. Ovviamente le supermoto passano proprio adesso, così non posso parlare, che mi fanno rumore. C'è la bandiera italiana comunque.
fascista, ma è sempre italiano. Qui un certo 22enne, anzi 21enne, ha iniziato il suo motto carbonaro, quindi è qui che è nata la famosa pasta. Non lo sapevo. Non lo sapersi. Ma guardate che super ciclabili che ci sono qui. Ci sto dentro. Peccato che non ho il monopattino. Questa trafficata strada porta alla Pineta. Vediamo com'è la Pineta di Pescara. Riserva naturale della Pineta d'Annunziana. Dannazione. Vediamo di qua. Se non vado in mezzo alla natura non sono contento. A sinistra, a destra, direi che di qua è più carino. Via Bello Rosso, meraviglioso. Oh, che sentiero, senti che sentiero. Carino, carino, eh? Però ce l'abbiamo anche a Milano, tipo il Parco delle Cave. Comunque, ci sta, ci sta. Dormo. Ora pensa da piglia qualcosa. Per il te, io farò solo più da piglia tu. Simpatici. Porco anche capire, carino. Però tutti questi cartelli che ti dicono, che poi tutti questi divieti che ti obbligano a fare solo il percorso che dicono loro, non mi piace per niente. Che cavolo di parco è? Cioè non puoi andare lì, ad esempio, non posso andare lì. Se volessi andare lì e non ci siamo. Ma aspetta, facciamo il percorso della morte. Un bel tracker riuscirebbe a passare qui senza cadere. Che bravo. Speriamo, non abbiamo visto nessuno. Era per fare gli esercizi. Questo è il terribile Aurum. Non lo so cosa sia, tipo una sala congressi, un centro congressi. C'era scritto D'Annunzio anche qua. Quindi ad esempio, D'Annunzio torna a Pescara. È risorto ed è tornato. Carino comunque. Di qua, un altro pezzo di parco, se si riesce a entrare. Questa è la terribile Pineta. Fa brutto. Guardate che buio. Non vorrei essere qui di notte. Usciamo, usciamo. Oh, che strada. Vado piano, che se, sicuramente la stabilizzazione non regge qua. Bella, bella. Questa è una selva oscura. Speriamo si esca di là. Non so se si vede, ma c'è un obelisco altissimo. Sono anche scoiattoli. È una roba mostruosa. Ancora coperto dagli alberi, ma è altissimo. Ecco lì l'obelisco. Allora, ho chiesto a un locale, cioè non un locale chissà come, ma un locale o un pub, ma uno del posto, e praticamente mi ha spiegato che anche quello è un monumento ad Annunzio. Ammazza, voi, l'eroe nazionale, cittadino anzi. Eppure dalle incisioni che ci sono, tra l'altro aereo, occhio che lo becca, sembra una roba più egiziana. Vediamo se riesco a fare qualche altra inquadratura, ma sarà difficile. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Spacca. Monopattinini. Ecco spiaggia con giardino dunale. Beh, se siete stati alle Canarie, questo è niente. Però apprezzo lo sforzo, dai. Questo sono gli ultimi video, gli ultimi istanti, perché la luce se n'è andata e la stabilizzazione sarà andata a farsi friggere, quindi mi muoverò poco e filmerò tanto, anzi no, filmerò poco. Obelisk
dalla spiaggia. Con una certa luce non è male. C'è un lungomare. Ma cacchio, devo fare ancora il ponte. Che bel mare, ci sono i pesciolini che saltano. Aspetta. Ma cos'è questo? Non salta più questo. Poverino. C'è il granchio sott'acqua. Pescare a Pescara. Ovviamente mentre inizia a fare il video, quella smette di pescare e sistema la canna. Ma va bene, non si può avere tutto. Tramonto d'Annunziano. Bello. Il limite acque sicure praticamente a 5 metri dalla riva, cioè ti bagni anche i piedi. Sempre più buio. Piano piano che la stabilizzazione non regge. Eccola la colonna. Ho appena superato il ponte, il porto turistico, e quindi mi addentro vista l'ora e mi accingo a fare il ponte sul mare. Sensazionale. Il ponte sul mare si chiama così perché attraversa il mare. Spettacolo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qui il ponte addirittura si splitta. La parte per le moto, bici, e la parte per la spadonza. Quindi andiamo a vedere cosa c'è di qua prima di spostarci. Non male. Ecco che giro che devo fare. Madonna, madonna. Ok, anche il ponte è finito, quindi direi che il video potrebbe essere finito perché non c'è più luce. E se così fosse, iscrivetevi al canale, lasciate un like, eccetera, 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 bella lì. Altrimenti ci sentiamo dopo. Dopo qualcuno ci sarebbe il lungomare. Ma quanto è lungo il mare? Allora, adesso si va al Mac, penso. Si mangia, e poi visto che devo buttare via altre 3 ore, penso che farò la pazzia e andrò all'aeroporto a piedi, ci vuole un'oretta, però non credo che filmerò perché sarà tutto buio. Boh.